Ugo Tognazzi rappresenta una sorgente di creatività e di innovazione artistica che deve raccontare ancora all'oggi, all'oggi della città, all'oggi della nostra città, tutta la sua potenzialità innovativa. Non vogliamo fare una mostra o un ricordo che ponga Ugo Tognazzi, come dire, in una teca da guardare o da osservare come da lontano. La sua creatività, la sua genialità raccontano qualche cosa all'oggi della nostra città. Penso, sono sicuro, all'oggi della nostra nazione e della storia non solo cinematografica ma artistica della nostra nazione e non solo della nostra nazione. Noi vogliamo attingere a quella sorgente per raccontare quanto innovativi dobbiamo essere ancora oggi in termini di creatività, di novità, di linguaggi artistici e di cultura nuova nei nostri territori e nella nostra nazione. Il punto di partenza, cioè Cremona, non per un orgoglio campanilistico, ma per un problema di giusta distanza, sia forse anche per la famiglia, abbastanza significativo. C'è un film del 1951, si chiama Una bruna indiavolata, voi là potete vedere il manifesto all'ingresso. In questo film Ugo va a Roma perché ha vinto, si chiama Carlo Soldi, nome cremonese per eccellenza, come dire Mario Rossi, va a Roma perché ha vinto dei soldi e poi ha una serie di avventure molto comiche con Silvana Pampanini e poi alla fine non dice che vuole sposare lei, no, dice che vuole tornare a Cremona e continua a dire che vuole tornare a Cremona e non si vergogna di dire chi è di Cremona. Ora, non si tratta di campanilismo per niente, però Ugo Tognazzi è un artista che non si vergogna di dire che è un provinciale che persegue il successo, persegue un raffinamento sempre maggiore, che persegue la possibilità di lavorare con Pasolini, con tutti i grandi, purtroppo non con Fellini. Allora, in questo senso io penso che Ugo Tognazzi ci dia un po' l'orgoglio, non dico del provincialismo, ma della coerenza, della concretezza. E forse Cremona è una città sufficientemente distante da Roma per accogliere qualche volta, un po' orgogliosamente lo diciamo, anche figli qua, perché forse per loro la presenza di Ugo è una presenza forte, oserei dire in certi momenti forse anche ingombrante. Sono tre artisti bravissimi, pertanto avere un padre così è sempre un elemento di paragone. Ecco, Cremona è la giusta distanza, credo, rispetto alla loro attività professionale, rispetto alle radici e rispetto a una modernità che tutti quelli che studiano Ugo riconoscono. E c'è un libro che è uscito oggi, è scritto da 23 persone. Abbiamo fatto la banda dei Tognazziani, docenti di tutta Italia, giovani. E non c'è uno a cui abbia chiesto mi fai un'analisi su questo film, che mi abbia risposto no, non la faccio. E ci siamo trovati tutti d'accordo a riconoscere un attore che aveva una modernità straordinaria, per una serie di motivi che poi dopo se leggete il libro capirete. Che davvero ringraziamo ancora, io ho avuto modo di sentire anche al telefono e li ho sentiti subito parenti, posso dire, perché mi piacerebbe davvero, comunque amici sicuramente, grazie per la loro disponibilità e davvero aver compreso immediatamente l'importanza del nostro percorso. Voi sapete che si è costituito un comitato, il comitato Tognazzi, poi andrete a leggere tutti noi, ma dove ricordiamo c'è cioè l'università in particolare per la creazione di questo archivio, è un comitato che resterà appunto negli anni a fianco di questa famiglia, di questi figli, appunto per creare sempre novità e nuovi percorsi che già coinvolgono tutta la città, poi lo vedrete, a partire appunto dai nostri ristoratori, dai negozi. Questo vuol dire che tutta la città si sente Tognazziana e questo è importante per noi, per la nostra città e anche per il futuro della nostra città e delle. E questo regalo che hai fatto a noi, alla città soprattutto, ma ovviamente a noi, è bellissimo. Un regalo che fai anche a Ugo in occasione del 25° della sua scomparsa. E non era scontato, nel senso che, voglio dire,
Venezia assente, Roma, Festival di Roma assente, Cremona presentissima con questa cosa bellissima che avete fatto, di cui veramente ti siamo grati. Quindi questo innanzitutto i ringraziamenti. Poi dire 25 anni sono tantissimi, eppure mi sembra ieri, sono tantissimi e 25 anni più di una generazione, no? Ci sono ragazzi anche qui presenti e ragazzi che hanno meno di 25 anni che conoscono Ugo, conoscono papà. E questo vuol dire che grazie a iniziative come questa, grazie alla televisione, grazie all'opera che Ugo ha lasciato, grazie al ricordo che tutti noi siamo riusciti a trasmettere di papà. Mi ricordo che quando morì qualcuno mi disse che l'eredità più preziosa sarà la simpatia e l'amore, l'affetto del pubblico, ed è vero, ancora oggi, come dire, continuiamo a conoscere papà attraverso i racconti di persone che l'hanno conosciuto, aneddoti nuovi, aneddoti inediti, e perché? Perché tutti gli hanno voluto bene, l'hanno stimato. Insomma, questa cosa, ecco, la parola modernità, ecco, una parola che papà piaceva tantissimo. E quindi sarebbe stato veramente orgoglioso di essere qui, anzi è qui, diciamocela.